I love the black and white. I love the play of light. The way Contini. Real. Each time I see that Guido Neo Realism. I love the darkness handsome guys with the skinny little ties, dressing odd looking out of sight. I love to watch them as they cruise with their ponies, leather shoes wearing shades. Of La nuova edizione di Talking the City parte dalla Cittadella della Musica, Civitavecchia, per un evento eh, di levatura nazionale se non addirittura internazionale, l'International Tour Film Festival, organizzato quindi anche presieduto dall'amico Piero Pacchiarotti. Posso dire l'amico? Assolutamente sì, assolutamente amico e assolutamente evento internazionale, come dal nome, eh, perché lo abbiamo voluto internazionale già dal primo anno. Quest'anno 64 nazioni, scremate alla grande perché in finale ne sono arrivate soltanto 23, ma che rappresentano tutti i continenti, quindi tutto il mondo rappresentato qui a Civile Vecchia, alla presenza di giornalisti italiani e della stampa straniera. Bene, detto questo non possiamo che aprire allora le porte della cittadella della musica, entriamo nell'edizione che poi in realtà ha cambiato nome. Possiamo dire che è la prima edizione o prosegui il conteggio da quando è iniziato? Allora, il festival è riconosciuto dalla Regione Lazio. Eh, doveva nascere a, a Civitavecchia nel 2007, e poi, come al solito, noi ce la, ce la tiriamo sempre alle lunghe. Per cui il festival in realtà nasce nel 2012 a Tolfa: Tolfa Short Film Fest. Dopodiché, chiaramente, ha preso una levatura totalmente diversa, perché siamo passati dalle, dalle, 20, dalle 20 nazioni del primo anno alle 64 nazioni di quest'anno. Per cui siamo scesi a Civitavecchia. Perché dobbiamo svilupparlo questo festival? Noi vogliamo sempre andare avanti, se no sarebbe rimasto il solito festival piccolino come altri 700 che ce ne sono in Italia, tolto quei 2-3 a Roma, Venezia, eccetera, eccetera, che sono i più grandi, gli altri sono tutti piccolissimi. Allora, per cercare di fare questo cambio, abbiamo, ci siamo sbarazzati del nome della città e abbiamo messo questo International perché è nostro interesse portare Civitavecchia a livello internazionale, non per niente noi poi andiamo in tour e lo scorso anno abbiamo fatto Croazia, abbiamo fatto Polonia, abbiamo fatto Svizzera, abbiamo fatto Corea. E io sono molto contento per questo perché è vero che la nostra Mecenate TV trasmette da Civitavecchia ma Talking The City è un prodotto come minimo regionale visto che ci seguono tutto il Lazio e quindi siamo contenti di eh, presentare l'International Tour Film Festival togliendoci vita vecchia, togliendo tolfa, togliendo ciò che ci riconosce nel territorio bene detto questo quindi eh, entriamo nella cittadella della musica per questa seconda edizione dell'International Tour Film Festival grazie a Piero Pacchiarotti e divertiamoci con il cinema La prima serata, ma immagino poi tutta la serie eh, delle presenze a questo International Tour Film Festival, Laura Delli Colli, che saluto, buonasera, Eccoci, buonasera. Eh, che è, è venuta a presentare un, un altro dei suoi tantissimi lavori eh, editoriali. Un libro, eh, mi sembra il seguito di una serie, vero? Che parla Beh, diciamo di... che il tema, come, come diciamo noi, l'abbiamo sdoganato da un po'. Però sì, è l'ultimo libro di una serie, forse più ricco anche, anche di immagini e di curiosità. Eh, ed è insomma sì, l'ultimo punto di arrivo di un lavoro di ricerca che poi ho cominciato un po' per divertimento e un po', e un po seriamente. Ecco, e parla pane, di... <ride> film e fantasia. Eh, quello che io dico spesso quando dicono abbiamo è stato inventato tutto, quindi c'è la continua ricerca della nicchia, del qualcosa di diverso, mi sembra eh, che Laura Delli Colli abbia inventato un filone, quello del cinema abbinato poi al cibo. È vero, io professionalmente mi occupo di cinema, eh, la cucina semmai è una curiosità, eh, però sono nata in una famiglia di cinema, di tecnici, direttori della fotografia, quindi mio padre, mio zio… Insomma, forse ho un rapporto un po' disincantato con il cinema, ma al tempo stesso eh, ne ho sempre vissuto forse l'aspetto più vero, ed è un po' come stare in una cucina eh, di quelle dove c'hai delle tradizioni familiari, insomma. Quindi il libro l'ho fatto un po' con questo spirito, eh, anche con una curiosità doppia perché mi faceva piacere provare a capire se si riusciva davvero a raccontare una storia di costume eh, degli italiani a tavola, eh, mh, ripercorsa attraverso i ricordi del cinema e arrivando fino ad oggi. Ecco, qual è il piatto, anche leggendo il suo libro, insomma, il piatto tipico eh, dell'italiano attraverso il film? Lo Beh, La pasta, sì, sì inevitabilmente sì. Può essere il cace e pepe di Fellini in Roma, può essere la carbonara della carbonara, la Matriciana che c'è in tantissimi film, forse è top rispetto a tutti gli altri gli spaghetti, ma eh, simbolicamente, se solo pensiamo allo spaghetto tu mi provo che io mi devo manno di sordi. <ride> beh, se io. Maccherone. maccherone se io facessi una domanda e dicessi com'era quello spaghetto, le risposte sono sempre beh, al sugo. Ma il film, in fondo, ce lo fa vedere in bianco e nero, e quella foto che gira tutto il mondo è in bianco e nero. Quindi evoca proprio un immaginario eh, per cui è lo spaghetto tipico in maccherone che è il simbolo degli italiani. Io, che molto ignorantemente posso rappresentare l'utente <ride> medio ho in mente chiaramente Totò che gioca con gli spaghetti che si rannasconde in tasca certo, dietro la schiena che è un'altra immagine meravigliosa, infatti ormai quelle foto sono diventate un po' un'icona dell'Italia anche nelle cucine dei ristoranti dell'estero, per esempio, cioè le trovi un po' dappertutto perché è un po', diciamo, l'emblema di un'Italia che alla fine esportava negli anni 50 eh, questo tipo di immagine oppure provava a scimmiottare anche le mode americane come fa Sordi ma poi in fondo eh, lo, il maccherone era molto meglio eh, appunto dello yogurt e di tutto quello che lui decide di lasciare al gatte al eh, sorra, Sorcio <ride> ecco con tutto rispetto eh, per il suo libro e per la laurea di Lolli sì è Scrittrice, un libro che sicuramente incuriosisce e che andremo velocemente poi a leggere, acquistare a leggere, però, in effetti, Laura Delli Colli da oltre dieci anni è direttore artistico di un evento molto molto importante come sono i nastri d'argento. Beh sì, anche più di dieci anni, perché ormai sono alcuni mandati che mi occupo come presidente dei giornalisti di cinema appunto di, di organizzare i nastri. Quest'anno sono stati i nostri 70 anni e credo che li abbiamo festeggiati e continuiamo a festeggiarli anche eh, guardando alla nostra memoria, però guardando soprattutto al cinema giovane, perché abbiamo pensato che in fondo. Era giusto eh, lavorare sulla nostra storia di giornalisti di cinema, però valorizzando anche, per esempio, tutto quello che adesso è insomma, il cinema che deve emergere. Quindi questa è stata un po' la linea editoriale, anche se abbiamo prodotto una, un documentario che si chiama appunto non a caso Nassi 70 Argento Vivo, perché se sono Nassi di Argento sì, ma insomma giocando un po' come sappiamo fare con le parole ci è sembrato insomma, divertente far capire che poi eh, in fondo parliamo di, una, di un premio e di una nostra attività che sicuramente è sempre in progress e sempre attenta a scoprire anche nuovi talenti e a valorizzarli, senza dimenticare da dove veniamo però, perché insomma abbiamo alle spalle eh, un cinema italiano importante, di grandi autori che abbiamo perso, poi negli ultimi cinque anni ne abbiamo persi tantissimi, e, e però anche di colleghi giornalisti che hanno scritto un po' la storia prima di noi. Ecco, forse se ce n'è uno che ha rappresentato molto tutti quanti, all'inizio devo pensare a Lello Bersani che è stato così la voce del giornalismo sia alla radio che in televisione la voce del giornalismo di cinema insomma sicuramente più seguita anche quando faceva le sue gaffe però insomma c'erano raccontato... mi, mi ricordo chiaramente la televisione in bianco e nero quello eh certo. Bersani era il punto di riferimento era cronista no? ecco eh. la cosa che mi interessa la Laura de Colli direttore artistico di un evento così importante all'International Tour Film Festival come arriva a Civitavecchia? <ride> beh ci arrivo perché eh, intanto mi ci ha portato questo libro ma, ma al di là del libro che è sicuramente uno spunto da aggiungere alle tante manifestazioni eh, che, che questa manifestazione stessa appunto, tanti segmenti che questa manifestazione propone eh, beh credo che sia anche un buon rapporto che abbiamo sia con la direzione artistica che insomma anche con l'attenzione che si deve ai festival più piccoli perché mh, noi pensiamo sempre come sindacato che insomma dare attenzione alle manifestazioni che non sono solo Cannes, Venezia, Tormina insomma i festival che parlano darle a alla critica. E, Dare attenzione significa partecipare, crescere, dare visibilità, quindi se possiamo dare un aiuto, insomma, lo facciamo molto volentieri. Naturalmente ecco, alle nostra... manifestazioni che la meritano. Che la meritano, bravissima, la ringrazio per questo. La nostra è un'emittente a copertura regionale, però eh, non ci nascondiamo che trasmettendo da Civita, vecchia insomma, siamo fieri di un evento come certo. questo e siamo ben lieti che qualcuno si ricorda che Civitavecchia non è solo il porto per andare in Sardegna. Esatto, è non sommato. è il porto di Roma, come, come qualcuno può pensare, non è così, anzi, è un posto che tra l'altro pur essendo, eh, essendo una città di passaggio, perché spesso così è però appunto ha una qualità di rapporto anche eh, nell'immaginario del cinema che per esempio Ettore Scola, eh, con, che ora è come no, come con tu. Massimo Troisi che poi non a caso insomma, è stato scelto per questa inaugurazione ha consegnato non solo alla malinconia delle, delle immagini che evoca oggi che Scola non c'è più una civilecchia molto triste quella di quel film forse sì. una civilecchia che oggi non c'è più fortunatamente da un verso sì, forse sì, perché eh, devo dire che Di scola è un film eh, molto malinconico, eh, quasi, poi era stato, insomma, quasi un po' un presagio anche per questo addio a Massimo Troisi, cioè rivedendolo ha ah, in sé questa cifra così un po' particolare, però è anche vero che lo guardiamo sempre con molta tenerezza perché insomma c'aveva una storia comunque eh, no, che, sì, che in beh, qualche un padre modo è un figlio, eh. quindi è sempre una storia da seguire volentieri. Ecco, la vedremo qui all'International Tour Film Festival. Io ringrazio Laura De Licoli, la ringrazio intanto per essere presente qui a Cerchi a questo evento, Grazie ma anche voi. per aver onorato la mia eh, figlia. Allora, io la provocazione che devo fare è dirgli che adesso lui adesso deve aprire il libro e scegliersi un piatto, un menù. Eh, perché insomma poi vorrei sapere qual è quello che incuriosisce di più, va bene, ecco, facciamo questo patto è importante abbinarlo per forza al film o è comunque ma io credo che in realtà il, il, diciamo che il piatto al film non è che lo abbino io, è, è che viene fuori proprio da un'attenzione da un viaggio dentro, dentro il film e diventa quasi eh, una maniera di guardarci allo specchio attraverso il tempo Rivederci in bianco e nero, rivedere delle tradizioni che avevamo che magari abbiamo perso e magari eh, forse ricordarsi anche qualche cosa fa sorridere i nostri figli oggi se gliela raccontiamo. Che bello! Allora invito tutti: pane, film e fantasia. Un libro probabilmente da leggersi in un boccone. <ride> <ride> Grazie, Laura Dellicolli. Grazie. <ride> Allora, salve, siamo qui con Gloria Trotti che ha partecipato all'organizzazione dell'International Inter Tour Film Festival, giusto? Buonasera, sì, è abbastanza complicato il nome, infatti il forse rende più l'idea? So. Sì, diciamo lo <ride> abbrevia, lo semplifica. <ride> e, e come mi diceva, all'interno all di questo festival c'è un progetto scuola, eh, una novità di quest'anno. Eh, di cui lei a, eh, sì, ecco, ho coordinato ha coordinato un po' coordinato, i ragazzi, sì, ragazzi eh, abbiamo, i rapporti con le scuole esatto abbiamo vari interventi dei ragazzi abbiamo dei ragazzi che in questi giorni praticamente stanno girano per il festival e giocano e comunque provano a fare i giornalisti quindi diciamo li abbiamo un po' coordinati su come scrivere un articolo su quello dove insomma su cosa mettere in primo piano che cosa no, e poi ci sono anche altri ragazzi che invece hanno partecipato più attivamente proprio prima del festival con i loro cortometraggi, quindi cortometraggi fatti anche con, con l'aiuto delle loro professoresse, con vari laboratori nelle scuole e un concorso che è Video City, sono dei cortometraggi proprio appunto sulla città di Civitavecchia, realizzati completamente dai ragazzi. Ecco, noi oggi ehm, è il primo giorno del festival, l'apertura. Quindi ci trovate un po' nel caos più totale. Esatto, dacci le tue prime impressioni di questo ecco, quest inizio. Siamo un po' di ritardo, come giustamente diceva Piero Pacchiarotti: le belle donne si fanno attendere, quindi il festival è sicuramente una bella donna, soprattutto per la città di Civitavecchia. È una vetrina importante, anche perché è proprio un festival internazionale, ci sono tantissimi paesi che partecipano. Ed è bello perché comunque Civitalecchia dovrebbe essere una città internazionale e spesso questo viene dimenticato. Quindi è proprio questo, questo che vogliamo portare. È diciamo molto importante, è lo spirito proprio del festival. Sì, uno spirito internazionale. Un festival che non parla soltanto di cinema, ma c'è anche una sezione dedicata ai libri, da quello che ho capito. Sì, quest'anno abbiamo... Cercato di, di mischiare un po' le carte perché lo scorso anno c'era un festival dedicato al cinema, uno dedicato ai libri, quest'anno li abbiamo messi insieme e anche da qui abbiamo preso spunto per lavorare proprio con i ragazzi perché ci sarà appunto la sezione Un mare di lettere durante tutto il festival e in particolare poi nel fine settimana. Però tutte queste mattine eh, durante il festival ci sarà una sezione, un mare di lettere che sarà proprio nelle scuole, quindi in tutti gli istituti cittadini ci saranno delle lezioni frontali molto carine, molto simpatiche, non noiose sicuramente perché poi anche attirare l'attenzione dei ragazzi più giovani è sempre difficile. Sì, in particolar modo c'era quel, quel giochetto di cui mi parlavi. Sì, eh, questo, riguardo l'Incipit, se non l'Incipit d'autore, sì, sabato questo proprio all'interno del festival, quindi qua alla Cittadella. Mm -hmm. Molto carino, molto simpatico, perché comunque tutti gli scrittori o i futuri scrittori si metteranno alla prova proprio con il pubblico. Quindi è una specie di gara, diciamo, una specie di, di corrida, come dicevamo prima, dietro le quinte, dove gli autori di questi nuovi libri leggeranno il loro incipit e andranno avanti con i semafori verdi e rossi. Eh, derivanti dal pubblico, app appunto. Quindi a seconda dell'apprezzamento del pubblico andranno avanti fino a che e poi ci saranno i tre vincitori che vinceranno comunque dei libri. Quindi, Va bene, quindi la diciamo, la lettura sempre al centro legata anche al gioco, come ehm, dire è un festival. Eh... Anche abbastanza animato e può diventare sì. anche abbastanza divertente. Giocoso, sempre perché comunque la cultura non è una cosa noiosa, noi vogliamo sfatare questo mito, perché magari anche qua in questo ambiente della cittadella è bellissimo, però spesso e volentieri è anche utilizzato anche per, per cose un pochino più d'elite. E invece noi lo vogliamo portare proprio al mainstream più. Più gente ci sarà e più noi saremo. Va bene, qui. io ringrazio Gloria Grazie e Matteo. vi faccio un grande in bocca al lupo all'organizzazione per questo festival. Grazie. The black and white. I love the play of light. The way Contini puts his image through a prism. I feel my body chill. Gives me a special thrill. Madrina d'eccezione, e l'International Tour Film Festival ha anche un padrino o comunque un presentatore. Ora ce lo facciamo raccontare da lui qual è il suo ruolo. Fabrizio De Luca, ciao Fabrizio. Buonasera buonasera a te e a tutti gli amici telespettatori. Buonasera. Allora, Fabrizio Luca ha un sorriso sì, <ride> accattivante, sì, sì, direi. Sì. Non uso dentiere né colle speciali, niente, è proprio naturale. Ecco, Fabrizio De Luca, <ride> mentre abbiamo visto insomma la, la madrina eh, con una grande bon storia cinematografica, sì, ecco. Eh, In realtà, Fabrizio il Sole Luca invece viene proprio da esperienze di presentatore, sì, di, presentatore di programmi televisivi, eventi, altri festival che mi sono capitati in passato. L'anno scorso ho partecipato all'ITF, all però eh, giù in Sardegna, all'Arbatac, a Sarresort. Sì, perché ricordiamo che è Tour Festival, quindi gira in giro. E quest'anno Piero mi ha proposto e diceva: Vuoi presentare tu il Festival? E io, beh, due piedi così ci penso, mezz'ora ci ho pensato. Allora. <ride> non è che è durato tanto il pensiero e dico va bene Piero, dai, proviamo questa nuova avventura. Quindi sei uno dei pochi concedimelo e eh? poi sì, magari se sì, dico sì, una stupidaggine sì. mi riprendi subito certo. che magari utilizza al contrario magari di tanti personaggi che arrivano qui già mm. con una storia, utilizza comunque l'International Du Film Festival anche per un eventuale lancio. Certo, è sempre un trampolino ed è una vetrina importante come ogni festival. Poi credo che comunque ogni occasione sia un rilancio per un personaggio. A volte e talvolta spesso succede che molti personaggi scompaiono per mm. vari motivi e questi festival non devono essere mai sottovalutati perché possono essere anche eh, quella formula magica di rinascita. Ci sono stati molti esempi che per quanto riguarda la musica italiana, Cosa Sanremo eh, ne sì, ha ripescati sì, tantissimi. Sì, e anche con i festival cinematografici, tanti attori o registi che addirittura dopo dieci anni eh, sono ritornati in auge grazie comunque a un film mandato così per scommessa ad un concorso e eh, sono stati richiamati. Che rapporto hai Fabrizio con il cinema in generale? Che genere di Con film il ti cinema piacciono? ci vado con i piedi di piombo. Ti spiego il perché, perché sai che c'è un piccolo conflitto di interesse, ma piccolissimo, e mm. sta proprio sul filo del rasoio la, la TV e il cinema, specialmente le persone della televisione vengono viste con un occhio un po' diverso da quelle là che usano tutti i giorni le macchine, i proiettori e tant'altro. Quindi sono venuto in una maniera molto semplice perché c'è tanto da imparare, il cinema è una scuola di vita, non è come la televisione, la televisione è molto più diciamo, diretta, spontanea, il cinema è proprio... Una, uno studio di molte tecniche perché si parte da quelle della recitazione, dal teatro. E quindi bisogna essere, secondo me, per essere un bravo attore bisogna avere veramente una preparazione con la P maiuscola. Proprio e attualmente in Italia vabbè, io sono un appassionato di Carlo Verdone e continuerò ad esserlo fino alla fine, ma ci sono stati tanti altri. Senti, dimmi una cosa, la verità però, è eh. sì. questi attori importanti, nel momento in cui vedono un personaggio, chiaramente posso anche essere io che li intervisto, tu che li presenti, che non è certo. del grande movimento, eh. hanno un po' la puzza sotto il naso o li trovi... Sì, comunque... Ti dico la verità, io ho avuto l'onore di intervistare personaggi di spicco come John Warwick, parliamo di personaggi internazionali, semplicissimi. Addirittura io mi sento piangere perché lei mi abbracciò, le portai delle rose, lei si commosse di, 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 tutti a piangere alla fine, però c'era <ride> un legame diverso, Silindion pure fu cortese, l'unica cioè le persone in media più difficili, diffidenti, come dici tu con la puzza sotto il naso, ma non solo lì, pure sotto le braccia a volte, eh, sono le persone diciamo medie, medie mm. purtroppo. Più l'artista è grande, e più è grande la sua umanità, la sua semplicità. A volte non te lo. Non far pesare la propria presenza, quella è la vera bravura. Bravo, è vero, è vero, e poi comunque sia, sì, non è a caso si diventa grandi. Beh, e... I maestri questi ci hanno insegnato e continueranno a insegnare. Esatto, bene, sei richiesto perché sì, sta per, andare, per partire <ride> tutto e come intendi presentare questo? Guarda, evento, tu in maniera nome... simpatica o in maniera seria? Hai un nome bellissimo, io sono un amante di Corrado Mantoni, eh, so. quindi questo nome già effettivamente mi lega tantissimo. Allora io diciamo, seguo la stessa scia di Corrado, una conduzione molto familiare. Uh, calma placata perché non c'è bisogno di urlare come si fa il giorno d'oggi in tv si urla, si, si è strillone invece a me piace accompagnare in questo caso il pubblico, farlo accomodare e accompagnare in questo magnifico viaggio che il mondo del cinema bene cinema allora tutti. con eh, Fabrizio De Luca entriamo in questo mondo del cinema anche noi ci avventuriamo in questi cinque giorni lunghissimi sì, avete fatto i biglietti? sì, no? certamente ah, okay. <ride> ho la tessera, l'intera rete <ride> ah, la tessera club proprio c'hai cioè. International Tour Film Festival. Grazie Fabrizio. Grazie. Grazie. Della, della musica per questa seconda edizione dell'International Tour Film Festival, uno degli ospiti più attesi, <ride> sicuramente anche grazie ai grandi successi televisivi, ma non solo ora ne parliamo, Daniele Falleri. Ciao Daniele. Buonasera. Ciao, ciao a tutti. Il secondo anno che sei qui, l'anno scorso addirittura hai partecipato con una tua produzione, con un tuo... Sì, eh, L'anno scorso è stata mh, eh, portata avanti un'iniziativa molto interessante. In pratica dovevamo presentare delle sceneggiature per un brevissimo corto e girare tutto con una mini troupe di tre persone. Non so se lo sapevi. Tre persone e nell'arco di cinque giorni doveva essere. Eh, fatta la selezione del cast, eh, scelte le location, eh, girato il corto, montato, editato e proiettato ad Arbatax in Sardegna. Per cui eh, siamo stati tre troupe a girare all'interno. Ti sei di divertito? Questo. Sì, ci siamo anche molto divertiti, abbiamo corso dalla mattina alla sera. Io avevo portato un corto, eh, un racconto che si chiama Il Graffio, eh, tratto liberamente diciamo, da un breve racconto di Simone Romano, uno scrittore, e l'abbiamo filmato, montato, editato, in cinque giorni era pronto e fatto. Ecco, quando lavorare vuol dire anche divertirsi, sì. mi dai là chiaramente una domanda ovvia e scontata, l'utilità di questi festival e poi sì. in realtà? Beh, i festival servono assolutamente come biglietto da visita per poter proporre delle cose, per sperimentare, per vedersi, per farsi vedere, per fare un nome. Per cui diciamo che per eh, i giovani, quelli che iniziano e che ancora non hanno uno spazio se lo devono costruire, sicuramente i festival sono essenziali. Per quelli che hanno già fatto dei lavori o altro e quindi sono già un po' inseriti nel mondo dello spettacolo sono occasioni imperdibili per sperimentare nuove cose, nuovi linguaggi, nuove inquadrature, nuove nuove proposte anche di scrittura come è successo appunto per me l'anno scorso ecco le tre rose di Eva sì. la, la cosa più importante forse nella tua carriera quella che ti ha dato più notorietà anche se ah, io sì. mi dovrei alzare in piedi e farti sì. l'applauso la standing ovation personale perché ah. hai diretto Franca Valeri vogliamo ah, dirlo? Sì, sì, eh. sì, 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 Valeri <ride> ecco tra vito, le due cose passare da Franca Valeri alle tre rose di Eva con tutto quello che ne comporta chiaramente anche come è successo ma eh, tu mi parli di Franca Valeri, vabbè Franca Valeri sta quasi al lato del mondo dello spettacolo perché come dire, è una stella che brilla per conto suo fuori del firmamento. Franca Valeri è un personaggio che ha una storia non solo eh, diciamo, professionale ma anche umana fortissima, per cui è sicuramente una persona che al momento che, che entri in contatto oh, mi ha dato moltissimo... Anche per la scrittura, perché io scrivo, io parto dalla scrittura, per cui sono entrato in questo mondo e sono arrivato alla regia partendo dalla scrittura, che era quello che volevo fare. E quindi scrivere insieme a lei anche è stata una lezione di vita professionale difficile da distinguere qual è, qual è stato diciamo, più forte l'impatto con il suo incontro. Per cui con lei ho fatto degli spettacoli teatrali, ho fatto anche una trasmissione per Rai International quando c'era tutta su di lei, eh, abbiamo scritto delle cose insieme perché abbiamo adattato un testo americano per eh, il teatro italiano. E hai lavorato con lei predadiere. anche fuori poi dal, dallo spettacolo, quindi sì, anche sì, il assolutamente, tavolino. assolutamente, è stata una compagna di vita, voglio dire, alla fine franca. Che bello, mm. e poi chiaramente, ecco, dobbiamo parlarne per forza anche per eh, dovere nei confronti mm. dei nostri spettatori: Le Tre Rose di Eva, questo grande successo. Sì. Secondo te, mm. al di là della tua bravura, mm. questo lo mettiamo a priori. Sì. Questo grande successo sì. da cosa deriva? Beh, allora, intanto per una chiarezza di intenti: nel senso che eh, Le Tre Rose di Eva è un, un prodotto costruito a tavolino per un certo tipo di pubblico, per intrattenere, per dare una suspense, per stare inchiodati alla televisione, per tutti quelli che amano la fiction, un certo tipo di fiction, per cui succedono tantissime cose, tantissimi intrecci, tantissimi personaggi, tutti che hanno un forte sentimento, per cui le storie, al di là del fatto che c'è anche un po' di detection, per cui si cerca un assassino oppure si cerca un tesoro o chi ha rubato qualcosa, però poi si parla di sentimenti, di intrighi personali, di intrecci come ci sono nella vita di tutti, tra uomo e donna, padri, figli, famiglie che combattono fra loro. Senti, io ho la grande fortuna, lo dico sempre, di non essere un giornalista, io sono uno che dovrebbe stare dall'altra parte, davanti allo schermo, invece ho la fortuna di stare da questa parte. Quindi ti chiedo una cosa che vorrebbero sapere tutti, ma scrivere una sceneggiatura per una fiction. Sì. Eh, considerando che spesso eh, andate in, eh, in trasmissione mentre lo state girando è capitato? Eh, sì, cioè nel senso in onda mentre, uno mentre ancora ci lavorate? Sì, ma, ma, mh, è più facile che questo succeda con le SOP perché sono molto lunghe per cui hanno delle insomma un, un tipo di gestazione non anche è quello dire, che lungo. Non, per non quello, quello è che riguarda la fiction forse. prima serata io di solito faccio quella quindi la sceneggiatura è, è chiusa difficilmente se... lasciate delle porte aperte per dei finali diversi da quello che avevate pensato no diciamo che al momento che ormai stiamo girando vuol dire che sappiamo già come mm. andrà a fine la storia eventualmente come succede in, per esempio in questo caso perché noi non so se questo lo sai e lo dico a tutti a questo punto lunedì 3 ottobre iniziamo le riprese di Le Tre Rose di Eva 4 guarda noi siamo a lunedì 3 ottobre siamo, siamo in onda di lunedì 3 ottobre cui, oggi, quindi ho già iniziato giorno. le riprese per il quadro è il primo serie. giorno di riprese di Le Tre Rose di Eva 4 e stesso eh, non abbiamo come dire in mano tutte le sceneggiature definitive però dato che sarà una lavorazione che andrà avanti fino a fine marzo, probabilmente o anche primi di aprile. Diciamo che intanto giriamo le prime puntate. e Poi mentre stiamo girando arriveranno le altre. Però quando andremo a girare il finale sarà quello che è stato scritto. Assolutamente, non ci saranno ripensamenti o cose che no, Perché in mi, mi viene in mente il fatto che comunque il pubblico poi si appassiona più a un personaggio che a un altro. Sì. E poi magari voi avete previsto che quel personaggio muore a metà della storia. Eh. Succedere. Eh, può succedere come è successo per chi segue le tre rose di Eva allora non vorrei parlare solo delle tre rose no questo non ti fa onore però, però magari accontenta le tre ai rose tantissimi. di Eva certo nell'ultima nell serie per esempio c'è il personaggio principale interpretato da Anna Sanfrancic che, che è morto Aurora è morta alla nona puntata delle tre rose di Eva è successo una gran confusione diciamo una rivolta dei fan e adesso nella prossima serie che abbiamo cominciato. Ti vedo molto preso, molto divertito. Questa sì, prossima succederanno serie. delle cose per cui questo personaggio, diciamo, alleggerà ancora nell'aria. Forse sto dicendo troppo, non vorrei. Però questo è quanto. Vabbè, abbiamo eh, curiosità, nostro so. Guarda, ho l'impressione che la quarta serie sia la meglio. Tanto di andate tutte. in prima serata, per le 22, quando sì. andiamo in onda noi, voi già avete terminato, quindi va bene anche così. Insomma, seguite sì. le tre rose di Eva. Sì, assolutamente, <ride> le tre rose di Eva, ma sopra prima delle tre rose di Eva, in onda eh, ci sarà Solo per Amore, Solo per Amore 2, che stiamo montando in questo momento, che abbiamo finito di girare a maggio, sì. e andrà in onda all'inizio del nuovo anno, quindi dal gennaio del 2017, con uh, Antonia Liscova. Roberto Farnesi anche lì con Caspar Capparoni con uh, Valentina Cervi insomma un bellissimo cast la seconda serie la prima ha avuto un grande successo e la seconda io sono sempre dell'idea che è ancora meglio eh certo, certo. per cui succederanno molte cose senti in chiusura sì. l'anno scorso eri per ovvi motivi eri anche in concorso quindi c'eri qui quest'anno torni a sì. Civitavecchia anche perché poi ti vedo spesso a Civitavecchia sembra così sei affezionato mm. a questa città sì. e perché sei qui? Ma sono qui perché sono il presidente della giuria fiction, per cui eh, sono qua perché ho visto una serie di corti che sono stati selezionati per il festival e insieme ad altri giurati ho dovuto giudicare, eh, giudicare e soprattutto eleggere un primo classificato che sapremo alla fine Vuolo del festival. Scomodo. Ma un ruolo dove io mi sento abbastanza comodo, sì potrebbe essere scomodo, ma eh, mi sento più comodo quando faccio il presidente della giuria, che almeno voglio dire, posso un attimo gestire e organizzare la cosa. Un po' più scomodo quando sei solo uno dei giurati che a quel punto devi un po' sottostare a quello che è un altro. Insomma, mi piace dirigere, dai, questo l'hai capito. Senti, Chiaramente gli attori vengono sempre intervistati, no? magari il regista o lo sceneggiatore è un po' meno. Ti capita spesso di venire intervistato? Uh, sì, abbastanza. Eh non so se mi simpatico, non lo so, boh, non spero quello di che dicano gli altri. Ma il, eh, non quanto gli attori, questo è poco certo. sicuro, anche perché noi che. Mh, Diciamo, lavoriamo dietro le quinte possiamo essere più famosi per quello che è un nome che tutti possono avere più o meno sentito però poi la faccia non l'abbina nessuno per eh cui beh, io arrivo ai bravo. festival sto tranquillo e beato perché tanto non mi riconosce nessuno tranne quando Corrado Orfini ti disturba per un'intervista non mi disturba, eh? è assolutamente un piacere io ti ringrazio Daniele Falleri sì. International Tour Film Festival, questa seconda edizione in realtà è partito molto prima. E con tanti altri ospiti importanti, che in questa okay. prima puntata della nuova edizione stiamo cercando appunto di portare i nostri microfoni e ti ringrazio per questo. Io ringrazio voi e volevo ringraziare anche Piero Pacchiarotti che è l'organizzatore totale di questo festival. e Se questo festival esiste, grazie a lui. Grazie a tutti voi, agli spettatori. E questo agli lo dovevi festival. dire perché chiaramente sta nel. si i feel my body chill gives me a special thrill you shine my city that we do realism i love the darkness you guys with the skinny little pants just not looking at a sight i love to watch music crews with their pony leather shoes wearing shades in the middle of the night whatever glitter doesn't makes me smile the essence of my I know. I love International Tour Film Festival. È un appuntamento pieno di belle donne. Parliamo anche di un po', forse, di bellezze esotiche. Bellezze esotiche, che però hanno trovato fortuna professionale in Italia. Da chi comincio? Allora, Ira Fronten? Ciao Ira. Buonasera. <ride> Buonasera. E Jun Ichikawa, ho detto bene? Jun. Jun è Ichikawa, è giusto? Ichikawa è perfetto, grazie. Allora, sicuramente due volti conosciuti per il piccolo schermo o per la televisione? In un evento cinematografico, ecco parliamo un po' anche di cinema, e quanto è facile per una ragazza che viene dall'estero lavorare nel cinema italiano? Chi mi risponde? Passo la parola a lei perché lei in Italia ci ha provato prima. Beh, effettivamente, sì, ho iniziato a 13 anni per cui ho iniziato parecchio. A 13 tempo anni fa. siamo sì. tutti curiosi. Ho con iniziato che cosa? a 13 anni con il teatro e a 19 con il film. Eh, il mio debutto, in realtà, cinematografico, che è stato Incantando Dietro i Paraventi di Ermann Olmi, in cui mi prese da protagonista. Per cui devo dire grande fortuna anche. Però devo dire che eh, per noi. Diciamo stranieri, ehm, vedo che c'è sempre stata difficoltà, nel senso che mi, mi è capitato diverse volte che in certi provini magari mi dicevano bravissima, però sai, cerchiamo un'italiana. Quindi è capitato questo, ma è capitato anche diverse volte che mi hanno comunque fatto un provino e mi hanno scelto lo stesso. È capitato in RIS, per esempio. Che eh, ti ha lanciata, diciamo. Che grazie. dal punto di vista televisivo, sì, ma, oddio, mi ha lanciata, insomma, non vorrei sminuire no, Armando Olmi, dato che... Ris entrando in tutte maestro. le case degli italiani, chiaramente hai avuto più facilità. Sì, anche Sì, un bel certo, ruolo. Eh, sì, è, stato, è stata un'esperienza incredibile. E il in Ris, per esempio, era un provino per un'italiana, per cui fu la mia gente che mi mandò e mi fece fare un provino in mezzo a tutte italiane. E io, come al solito, ho immaginato, beh che mi dicessero "Beh, mi, mi dispiace, ma sai, noi cerchiamo un'italiana della serie che ci fai qui". E invece poi dopo due provini mi richiamarono per l'ultimo e mi scelsero, per cui il ruolo che era comunque per un'italiana cambiò e diventò italo-giapponese perché il mio volto comunque certo, non si può nascondere. Certo ma in realtà era un ruolo italiano, per cui secondo me comunque dipende molto da caso a caso, dipende da, uh, dalla, dal regista piuttosto che da una storia, per cui eh, le cose stanno cambiando secondo me e comunque vada, noi abbiamo lavorato insieme nel ministro e non era assolutamente detto che il ruolo di Ira e il mio ruolo dovessero essere etichettabile come un'italiana piuttosto certo. che... Um... Però ecco Ira eh, che è un'attrice molto brava, però in realtà se cercano una tipologia anche fisicamente come sei tu, la bravura poi di attrice ti fa passare il provino, quindi è anche utile avere forse una tipologia fisica. Diversa dalla, dalla media. Sì, ovviamente la, la tipologia, ovviamente ogni, ogni attore ha il suo, la, la, il suo, la sua carta di presentazione, no? che è il tipo, la provenienza, la, si adatta di più a certi personaggi che ad altri. Io la mia carriera l'ho iniziata in Sud America eh, e i personaggi e i ruoli che, ho avuto, che mi hanno affidato in cinema erano personaggi, eh, do, cioè io andavo a fare il provino, però c'erano le richieste specifiche, e così ne ho fatto delle, del, dagli stereotipi a personaggi normalissimi, cioè l'amica, l'insegnante la, la o l'amica di qualcuno. In Italia, eh, ovviamente, eh, essendo un'industria, una, un diciamo. Piccola, tra virgolette, perché si fanno delle grandi opere, però non è un'industria che dà tanto lavoro come quella americana o come quella sudamericana delle telenovelas, per, parla per parlare di industrie, no? dove puoi trovare un ranch di personaggi, di ruoli più grandi. Allora qua si trova, nel mio caso io trovo molta più difficoltà a far capire, o trovavo a far capire che come attrice non, non, solo devo, non solo sono in grado di fare personaggi che obbediscono a una provenienza specifica, le schiava, la prostituta, la, la domestica, posso fare qualunque altro personaggio, sì. qualunque altro ruolo. Adesso ci sono due film che io dovrei fare, dove in uno di loro faccio, faccio una domestica, ma è una domestica protagonista, come ho fatto nel film di Giorgio Amato, Il Ministro. Cioè, è un ruolo, cioè, non è un, una figura che gira giusto per raccontare che quei ricchi hanno una domestica che cucina Beh, probabilmente anche l'evoluzione della cultura, della socializzazione poi aiuta anche nel cinema io penso che le nella, cose come ha detto Giun stanno cambiando perché sì. ci, ci sono adesso, eh, siccome sono cresciute tanto le scuole di recitazioni è vero. Eh, ci sono tanti attori preparati di tutte le razze, di tutte le tipologie Y eh, e la gente se está acordando adesso c'è June, una serie importantísima. Yo no. la conozco, la conozco. ¿La lleva? ¿La eh? lleva? Ah, sì. ah no se puede ir. Ah, perdón. No se puede ir. Comunque, ella está trabajando tantísimo. Yo, gracias a Dios, no non lo creo, porque prima de que el ministro del film. Non mi era mai capitato di avere tre film in cantiere e un cortometraggio che dovrebbero partire l'anno prossimo. E questo vuol dire che in Italia qualcuno capisce quando tu sai fare il tuo lavoro, e quando hai studiato, quando non, non, non prendi in gioco il pubblico. Senti, a questo proposito, eh, in chiusura, eh, una nota di, di colore, perché poi c'è il Vox Populi, no? quello che la gente pensa. Negli anni 70, quando ancora si parlava del cinema, delle eh, prime produzioni, eh, negli anni anche 60. L'attrice bella si pensava subito che aveva trovato la parte grazie al produttore che era stata carina con lui. Ecco, vogliamo sfatare una volta per tutte. A parte il fatto che oggi le attrici sono tutte belle, quindi è impensabile una cosa del genere. Ma io non sono così tanto bella, quindi, insomma, per me per quanto mi riguarda, si può sfatare tranquillamente. <ride> Anche nel caso mio, se non sarei starei facendo sanno, le copertine delle riviste. Immagino con questo fisico. <ride> sarei in tutte le riviste. Eh, io penso che ci sono situazioni e situazioni il cinema serio eh, si riconosce Qui si, si riconosce dalle serio. fatture noi abbiamo fatto un film con un regista che ha, che ha fatto il provino per me ha scritto il personaggio per me ha, ha fatto il provino per lei non è che lei è stata raccomandata da qualcuno neanche io o sea, noi abbiamo fatto un provino lui, a lui è piaciuto l, l, la, la nostra interpretazione e ci ha è scelto. E lo stesso gli altri progetti che ho, sono sicura che anche lei, perché la conosco, non è nel, nel, nel nostro lavoro, nel circuito in cui noi siamo di professionisti, di gente che magari guadagna 100 e spende 95 in lezioni di recitazione, in masterclass, nel materiale promozionale nostro, perché noi siamo una nostra auto-industria. Certo. E prima l'artista non era visto così noi gestiamo la nostra carriera noi dedichiamo per esempio io dedico una o due Sto ore dicendo al dicendo cose molto importanti che magari tante persone che pensano che il mondo del cinema sia chissà cosa in realtà bisogna investire no, su se stessi è lì dove cadi nelle, nelle strade sbagliate del finto produttore o il produttore is che ti dice ti faccio diventare una star e vieni con me quando tu gestisci la tua carriera c'è il tuo agente ma il tuo agente ti chiede guarda mi hanno chiamato per questo provino c'è questa produzione ti va di fare il provino, cioè ti chiede a te perché tu gestisci la tua carriera anche te, il tuo agente è, una, è un tuo collaboratore, no? non è quello lì che ti crea, noi dedichiamo ore e ore di lavoro a, alle nostre, ai nostri siti web, ai nostri social, perché c'è gente che anche umilmente ci segue, e meno male! Ecco Giun, eh, in chiusura, International Tour Film Festival. L'anno scorso la bellissima June è stata la madrina di questo evento. Quest'anno sei tornata sì. in veste di ospite. Sì, sì, sì. Che ah. cosa vuol dire per la tua carriera questo festival? Magari eh, un po' Devo dire che io seguo Piero Pacchiarotti sin dall'inizio, da quando era ancora addirittura a Tolfa Film Festival. Dal suo e, inizio? Quindi dal suo inizio. <ride> e eh, devo dire che io ho seguito sempre lui perché è una persona che. Oltre a essere Giramondo, crede veramente tanto nel cinema. E soprattutto anche al cinema indipendente. Perché noi, per esempio, Il Ministro è un film indipendente che non aveva assolutamente delle etichettature, appunto della domestica, piuttosto che il mio personaggio doveva essere italiano inizialmente. E, quindi il cinema indipendente che cos'è? È un cinema in cui i giovani soprattutto stanno cercando comunque di portare. Il loro contributo artistico e un festival come l'International Tour Film Festival sono fondamentali, dove il pubblico comunque può vedere il vero cinema. Quello che non si può vedere sempre al cinema e che non, magari non riesce ad avere una fruizione, perché i cortometraggi effettivamente certo. sono sempre molto difficili da poterli vedere se non, in, se non in, nel web. A volte le fan, gli fanno prima di un film, però è veramente molto complesso. E poi Quindi... diciamo che queste occasioni servono anche a voi di rinnovare magari l'amicizia che sul set tante volte certo, non, non si attende. Certo, assolutamente. Per cui io ringrazio tantissimo Piero Pacchiarotti, che insomma, mi pensa sempre a me e mi, mi invita spesso e volentieri nelle sue, nelle, nei suoi eventi, e io insomma, continuerò a seguirlo e continuo vol a volerli bene. Bene, allora io invece ringrazio Jun Ikichawa Chawa. <ride> <bene>. <ride> eh, lo eh, so, È Hichikawa. un no oh, nome difficile. Beh, ma Jun però penso che già colpisce, no? quando dicono Jun sei tu. Poi il cognome. <ride> <ride> il cognome e... in realtà se citiamo il cinema giapponese è un cognome importante, importante. perché con Ichikawa è regista di Arpa sì. Birmana. Quindi in realtà insomma non ho un cognome veramente. Non è veramente... un nome d'arte, è il tuo nome. No, no, è, non è un nome d'arte e invece Ira front Ira, Ira è un nome d'arte mentre che il cognome è il cognome di mia madre che per onore alla famiglia è il matriarcato della mia famiglia materna e me la sono messa come nome d'arte. Bene, io vi ringrazio Ira e io Jun, ringrazio poi anche a Festival, anche a Piero. Ecco, insomma <ride> è un momento bello, chiudiamo con questo oggi la puntata la chiudiamo così, in bellezza se vogliamo dire e perché comunque penso che sia stato un eh, cinque giorni vissuti intensamente per il cinema e per anche per la città di Civitavecchia aver avuto la possibilità di incontrare personaggi importanti. Quindi vi ringrazio. Insieme. Grazie, grazie Festival. mille. Festival. <laughs> Ciao. Ciao, grazie. I love the black and white, I love the play of light, the way Cantini puts his image through a prism. I feel my body chill, gives me a special thrill each time I see that Guido neo-realism. I love the darkness, handsome guys with the skinny little so ties, dressed in mod, looking out of sight. I love to watch them as they cruise with their pony leather shoes, wearing shades in the middle of the night. Whatever Guido does, it makes me smile. He is the essence of Italian style. Of the glamorous enlightened world, the Guido can